Buonasera, dottori. Non mandavate lavarmi la faccia, non mi rompete il cazzo, dai, non mi rompete il cazzo, dai. Sto un po' Achille Lauro oggi, cioè. Oggi sto nel chilling. Quindi facciamo un bel talk show e non sarò da solo, ma sarò insieme ai miei moderatori. I miei moderatori, quindi Steto, Axel e Antonio, che sono anche i ragazzi che gestiscono Zano Rewind, e ci sarà anche Aldo. Olè. Siete pronti a vedere i mostri? Ci Mamma siamo? mia, mamma mia, oh sì. Vabbè, Cosa fai, brutto porco? Aspetta che ma ha sto visto potuto. Aldo, mi sono eccitato, per Dov'è forza. Aldo? Ma come, non lo vedi Come tu? non Io lo lo vedi? vedo. No! Clicca su Aldo, e si sbaglia. Eccomi. Anzi, Aldo, quando vedo Aldo io mi inchino ormai. Guarda, Sì, Axel, sto già prepara bene. il naso. Vabbè. Preciso. La concorrenza, guarda, li bastardi maledetti. Ma zitto, guarda. La concorrenza. Ragazzi, voi dovete sapere che in realtà tra Zano Rewind e Zano XVI in realtà c'è tipo una rivalità ormai. Per il milione ci vediamo a Roma e ci prendiamo a testate fino a che non ne rimanevo Sì, solo. ah, mamma io mia. faccio l'arbitro, Isia. Io me Vabbè, ne tiro però te ne subito frega fuori. un sacco. Porco zio, quanti anni c'hai te? Io ne ho 28. Sì, ciao, vabbè, ragazzi. È tipo Iago a spasso a parametro zero, dai, cioè. Che cazzo te frega, Aldo? Sei un Highlander. E poi dici perché perdi i capelli, porco zio. Vabbè, questi li ho. Vabbè, allora, è a zone, perché qua davanti li ho persi per colpa di Giorgio. Poi qua dietro ce l'ho per colpa tua, di Erika. Vabbè, c'ho un buco nella testa di Aldo dedicato a me. Cioè, Dedicato, quando ci vediamo, praticamente. cioè, tipo, ti faccio il mio logo sul mio Sì. buchino. Sono contento che stiamo a fare questo talk show perché tanto verrà ricaricato. E viene sicuramente ricaricato su Zano Rewind, qui lo dico, perché la dovete finire di pensare che Zano Rewind sono io. Cioè, basta! Che cazzo. Basta! Oggi, pure oggi, tag su Instagram! Zano mi ha messo il cuoricino. Era un commento su Zano Rewind con il cuoricino messo, non so, da Steto, quello chi è. Probabilmente sì. Grazie Zanone per il cuoricino. Non ero io, cazzo! Io Zano Rewind, cosa ho fatto? Ho detto sì. Ecco il mio contributo a Zano Rewind, ragazzi. È il video iniziale. E il video iniziale che ci ho tenuto a caricarlo per dare comunque, per spiegare quello che sarebbe Che non è stato fatto. servito Che comunque non è tutto servito comunque a quanto. nulla, perché se su Zano Rewind caricano 4 reaction tipo di fila, ma questo canale sta diventando proprio come quelli che criticate, tipo i me contro te. Fate solo le reaction. Io che parlo del canale. In questo canale sarà caricato tutto quello che faccio in stream, quindi reaction, così per non fare freebootare. No, ma che? Però Tu sei il cosplay. d'accordo. Oltre al fatto che ovviamente blocchi il freebootaggio, dai la possibilità a tutti quanti di scoprire in maniera completa il canale sostanzialmente, e soprattutto lo fanno in una maniera come Cristo comanda, perché un conto è prendere il Certo. pezzo, lo butti là dentro, metti il titolo clickbait e metti le pubblicità a stecca, un conto è che comunque prendi il video, monti un minimo. Un conto è se mettono le pubblicità loro. Sono Sì, 2 anni no. e passa che mi Che aiutano e cazzo. monetizzano loro e guadagnano loro. Un conto è se mi monetizza il coglione X. È giusto che voi veniate ricompensati. È giusto così perché è un bel progetto. A me è sempre piaciuto. E poi, tra l'altro, si è visto che comunque a ruota si sono aggiunti anche altri canali. Ma perché ci sta come cosa? Perché ormai Twitch, cioè YouTube, è diventata la succursale di Twitch praticamente. Non è veramente. Anche questo. Axel è. Comunque la chat è vero, dice che Axel è based as fuck. Axel è dannatamente based, ragazzi. Che Puoi sordo, ritirare un sì. po' di mascella che mia madre ti ha visto ora è gravida di 6 mesi, dice Greg. Minchia, comunque è bella mascella. Grazie. Vabbè, comunque, ragazzi, ovviamente non ve l'ho neanche presentati, ma li avete già visti anche in Che Spettacolo, quindi non credo che abbiamo bisogno di presentazioni. Questo è il signor Axel, questo è il signor Steto. In alto a sinistra è il signor Antonio. E vabbè, questo è Aldo, vabbè. Vabbè, questo è Aldo. Vabbè, questo è Aldo. E poi c'è il pelato. Quindi questa è la faccia delle persone che vi bannano. Utenti bannati. Non c'è più Guardateli niente. bene. Sono Vuoto. loro. Forse Steto è l'unico che non banna. Sono loro che vi bannano. Anche Aldo. Sono loro che vi bannano. Male proprio. Antonio è cattivo. Antonio c'ha il banhammer pesante. Bravo. Però pure Axelone ha imparato bene. Io c'ho il Volo. martello del bando, aspetta un attimo. Come c'ha il martello? Cioè, tu c'hai il naso da clown e il martello del ban. Axel è tutto un meme. Ma Axel c'ha il microfono qua, che cazzo è? Le iene? Sì. Questo ve lo sbatti in testa un Ma giorno. che cos'è? Ma che sei? Che sei il programma televisivo di Pippo Baudo? Indovina quanto l'ho pagato.
5 euro. Esattamente. Preciso. Era bello perché se l'era preso prima di che spettacolo. Sì. E rega, mi consigliate un microfono buono? 5 minuti dopo. No, rega, ho fatto. Yes. Il microfono è preso. Cioè, tu hai. Tu è... Cioè, lui ti hai preso quel cosino perché spettacolo. Assolutamente sì. 5 euro ben spesi. Se no, parlavo con questo. Che cazzo è? Che è tipo way to dunk. Cioè, che manca di... Cioè, di solito quando ti prendi quel microfono là e dici, cazzo, c'ho il microfono di 6 anni fa, no? Dici, invece l'hai comprato tipo 3 mesi fa, l'hai comprato. Una persona seria. Sì, più o meno. Vabbè, sei numero uno, porco zio, che meme. No, vabbè, Axelone, raga, è uno della chat, ragazzi. Numero uno. Motore, bastardo di merda. Ecco, alla Axelone subito delicato. Comunque tu lo fai benissimo, solo motore. Ma solo motore? Ma perché lui dice? Perfetto, sì. Dice che lo faccio di calabrese, lo faccio. Ma lui parla un po' così. È vero che parla un po' così? Sì, assolutamente per sì. Quello. Dice che lo faccio male, ma non è vero, lo faccio perfetto, lo faccio. Io sono solo motore in realtà, ragazzi. Si può sapere come vi siete conosciuti? Aldone già lavorava per Giorgio, lavoravi per Atrix e... Sì, per Atrix e per Edo. Già lavoravi per il Masseo? Anche per il Marzone lavoravo in quel periodo. E il suo messaggio è stato, bro, ti posso dare una mano con l'editing? Che ti serve? Così ho conosciuto Aldone io. A settembre 2019 abbiamo iniziato io e te. Sono quasi 2 anni che lavoriamo insieme. Avevate fatto la foto, no? Abbiamo fatto la foto insieme, dove sono uscito bruttissimo, full Zanowé. Stavo tipo tutto così, Per ora mi sto trovando bene, mi ha fregato un po' dei sordi, però vabbè, dai, raga, alla fine ci sta. Scam. Parliamone, cosa è successo? No, niente, soltanto io butto in caciara delle false informazioni, così magari ti vengono a ricriminare così dei soldi randomici. No, senti, già sta cosa la fa Edo, per cortesia. Vabbè, appunto, io porto avanti la dinastia di Edoardo. Tu non hai idea, quello stronzo maledetto che cosa mi ha fatto quando facevo le reaction al collegio. Chiedete ad Aldo Viv che fine ha fatto la reaction, santo Dio. Mi venivano in 40.000 su Instagram. Ma gente, beh, che certo. Mi ha insultato pesante. Sua madre fa i pompini. Ma perché? Ma per quale motivo? Non c'è bisogno di essere così aggressivi. Mentre invece con gli altri ragazzi siamo conosciuti dalla chat. Cioè, voi in sé eravate già un gruppo, no? Eravate un sottogruppo più o meno della chat, no? Se così si può dire. Inizialmente no. Allora, inizialmente no, però, cioè, dipende, perché tipo io, Luca, Matte, Protex, sì, perché stavamo quasi sempre nel pre-stream. Esatto. Poi piano, ma anche Axelone. Poi piano ci siamo aggiunti su Discord, abbiamo iniziato a parlare un po' così random, un po' come un gruppo di amici, ed eravamo sempre qua prima di ogni cazzo di stream. Poi alla fine io. Poi no. Si è aggiunto. È vero, poi Anto, tu ti sei aggiunto dopo, vero? Però sì, sul pre-stream in realtà no, pre-stream già c'ero. Sì, no, sul pre-stream già c'eri, mi ricordo, sì, però sì, su sì, Discord sì. Ok, sul Discord. Sì. Mentre Axelone invece il moderatore l'ha comprato. Assolutamente sì. Axelone ha comprato il moderatore, poi mica ha più pagato. Poi ha più sganciato, ha più sganciato una lira, oh. E niente, poi comunque alla fine diciamo che... Aspetta, comunque gli streamer che si truccano li dovrebbero bannare. No, vabbè, aspetta. In questo caso... No, in questo caso lo sai che fai? Apri e vedi quello che ha scritto. E vediamo quello che ha scritto in precedenza. Ma perché è il trucco Zano, comunque gli streamer che si truccano li dovrebbero bannare. Vabbè, dai, non ha detto nulla di offensivo, dai ragazzi, che problema c'è? Lui è uno di quelli che scrive libertà di espressione, poi io posso dire quello che voglio perché sono free. Però priva della libertà agli altri. Sì, vabbè, il Comunque, a parte i scherzi. Quindi, alla fine, cioè, in sé io ho dato il moderatore a voi, perché, vabbè, eravate un gruppo che era sempre attivo nel grande chilling in stream, e poi era un periodo, in realtà, dove io non c'avevo più un moderatore. Sì. Diciamo che è stato dopo il tuo ban, mi sembra, circa. Sì. È stato dopo il mio ban, sì, che, vabbè. Una settimana. Da dimenticare. Certo. Ho buttato un grosso moderatore e da lì poi avete cominciato a sentirvi anche di più. E poi alla fine è nato Zano Rewind molto avanti, molto, in realtà. Sì, sì. Cazzo, quando è nato? Dopo 2 anni. Novembre.
Novembre. Novembre, sì. L'idea era di quest'estate, però ci abbiamo messo un fracco per sì, renderla attiva. Sì, vabbè, ma forse è stata più colpa mia in realtà. Vabbè, più che altro perché diciamo che secondo me il primo anno non ce n'era neanche bisogno, perché il freebooting è esploso dopo, col Covid, esatto. Quindi il primo anno non c'è stato bisogno, però da maggio 2020 è cominciata tipo l'idea tipo a bazzicare realmente in testa, perché tipo 2020 c'era un bel macello, c'era, mi ricordo, dei freebooting, era ingestibile, non potevi dire nulla in stream che veniva riportato su YouTube, faceva un milione di visual e ti beccavi tutti i commenti d'odio a caso. Ma poi onestamente è molto meglio avere una cosa gestita in casa, certo, piuttosto che dare anche la possibilità a, in questo caso, ai freebooter di mettere anche titoli un po' strani che magari attirano il commento per flammare, eccetera, certo, eccetera, certo, perché... certo. E soprattutto una roba che odiavo tipo del freebooting non era tanto il video stesso, ma la sezione dei commenti dei video era letale. Cioè, perché c'è stato il periodo tipo di quarantena dove eravamo io e Omi tipo proprio sulla cresta dell'onda totale. C'eravamo io e Omi che andavamo di paro passo insieme, facevamo numeroni incredibili. Madonna mia, cioè, avevano creato questa faida tra me e lui senza alcun motivo, dove c'erano nei commenti si attaccavano tutti dicendo è meglio Omi, è meglio Zano, è meglio Omi. Mamma mia, ragazzi, ma scherziamo? Ma scherziamo? Con la clava, io voglio fare il nostro commento. Sì, l'ho notato anch'io prima. Chi so se muove? Il titolo clickbait è giusto per fare, appunto, come diceva Aldo, la guerra tra Zano ha detto puttana a quel... No, mamma mia, no, è ingestibile. Non ho mai detto una parola del genere a una signorina, io. Mai sentito, infatti. Mai. Allora, tutto a posto con la voce? Tutto sì, posto. Sì, no, mi fa un po' male la gola. Io dovrei ringraziare dei sub, ma lo sapete... Grazie a tutti per i sub, bentornati. Fatto. Ci sono delle domande che sono molto carine, che ora ve le leggo. Tipo questa domanda che è molto carina. Una domanda ai moderatori con la H, ste. Ah. Ai. Come cavolo fate a beccare tutti quelli che scrivono cose negative per te, Zano, oppure il rischio di ban del canale Twitch? Come fate a beccare tutti quelli che scrivono cose negative? Ecco, questa magari è la domanda. Twitch TV aiuta un sacco, eh. Sì, abbiamo un paio di impostazioni fatte bene che ci aiutano. Ma siete delle pussi! Certo. Ma no. Ma cos'è questo? Io li becco a occhio! Vabbè, tu sei il mostro finale. Ma no, che ben mostro finale, è un bot lui. Devi usare i trucchi del mestiere. Se non sbaglio, Alessio... 200 e chiù. Ah, Alessio. Aveva visto la lista delle parole bannabili, tutte in chat. Geniale! No, tu l'hai dovuto bannare, Gri, perché ha messo di tutto. Ah, è Alessio vero. Aveva fatto un copia e incolla di quelle... L'aveva messo in stream, l'aveva messo. Ciao, no. Che mamma mia. Sì, ma perché, ragazzi, voi dovete sapere che se la chat non viene moderata e vengono dette determinate cose nella mia chat, la colpa è su di me. E tipo, vedi, ad esempio, io ho l'allenamento, che è questo Luigi che mi scrive FIFA da 20 minuti. Cioè, qua gli diamo 24 ore, cioè, capito? E questo è allenamento. Posso fare una domanda così? Una domanda così? Vai. I soldi di... cioè, Zano vi paga? I soldi di Zano Rewind chi li prende? Li dividete? Aldo li prende tutti. No, rispondete for real, no, cioè. Seriamente, allora, per il mod ovviamente no. Per Zano Rewind sì, ce li dividiamo noi tre. Quindi loro tre si steccano i guadagni. Io non prendo un cazzo. Io ho il mio guadagno da Zano Rewind, perché Zano Rewind comunque mi porta più persone paradossalmente in stream, perché viene spammato di tutto quello che facciamo in live. Cioè, infatti, mo quando faccio cose diverse da FIFA, comunque secondo me i numeri sono anche saliti, ed è anche secondo me grazie a Zano Rewind, perché appunto carichiamo di tutto, per dire. E di dove siete? Partiamo a cazzo. Toscana 1. Antonio. Io Piemonte, Axel Sicilia. Io invece io sono pugliese. Stetino, tu studi? Io sì, sto finendo, anche se un po' a rilento per la tesi, però sto finendo giurisprudenza. Axelo? Mi sono appena ricordato che dovevo mandare la tesi oggi e non l'ho mandata. Beh, insomma, ottimo. E tu che studi, di Axelo? Studio economia, consulenza aziendale e fiscale. Consulenza aziendale? Sì. Pepo G. Questo non è Zano Rewind, qui stiamo mettendo proprio basi per il futuro, cioè, non so se è chiaro, c'ho già l'avvocato e il commercialista, zio porco, cioè... E tu, Anto?
Io faccio il cazzo. Bravo. Quando ho finito la scuola dovevo fare musica, perché io cantavo, facevo canto lirico io. No. Voglio sentire. No, subito. No. Oh. Vabbè, comunque, raga, alla fine è tutto easy, autodidatta. Cioè, pure i ragazzi che editano. Siamo tre programmi diversi. Io sono i Vegas, Antonio Premiere e Axel Final Cut. Posso lanciare la notizia bomba? Io abbiamo appena finito il resoconto del 2020 per quello che riguarda le mie spese. E se vi facessi vedere i fogli che abbiamo stampato, i FIFA Points, è una scatola così con fogli. Questi sono i FIFA points che ho speso io l'anno scorso. E per i più curiosi vi dico anche quanto è stato speso. È stato speso precisamente 25.000 euro. Guarda che io quest'anno ho speso meno. Infatti. Cioè io quest'anno ho speso molto meno in confronto all'anno scorso. L'anno scorso stavo a pallettoni. Secondo me voi, come tutti gli altri che hanno iniziato a poter far diventare questo un lavoro, sarete i primi esempi, le fondamenta di un metodo che si utilizzerà appunto in futuro per permettere a chi vuole fare questo tipo di mestiere poter pagare le tasse, poter fare tutto quanto. Mortacci vostri! Chi farà il lavoro mio nel futuro? Mortacci tua, sai te, sai che cazzo, due coglioni per pagare per pagare i tassi in Italia, porco zio. Mo' loro arrivano, bam, il lavoro fatto, tutto vanno a pagare easy, che cazzo.